È ormai già da una settimana che è chiusa la caffetteria Van Vitelli al Vomero, quartiere dove in questo momento ci troviamo, una prova inequivocabile del sovraffollamento delle attività commerciali nella zona, a partire dai ristoranti sino ad arrivare ai bar e poi naturalmente i negozi di artigianato. Siamo con il presidente del Comitato Valori Collinari della zona del Vomero per commentare una questione che segna sicuramente un cambiamento dei tempi. Sì, è un evento più che previsto, perché c'è stata una mancata programmazione delle attività legate alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande e prima o poi doveva accadere. Basti pensare che in questa piazza, dove in passato esistevano solo due bar, il Bar Romeo e il Bar San Giuliano, adesso ci sono 6 attività legate ai bar e 2 attività di ristorazione. Eccessivo. Il provvedimento che ha varato l'amministrazione comunale a luglio è stato tardivo, bisognava pensarci prima, adesso ormai il guai è fatto, il Vomero praticamente è diventato un fast food a cielo aperto dove troviamo soltanto attività di ristorazione e bar, mentre in passato era un quartiere che offriva tantissime attività commerciali. I migliori negozi non ci sono più al Vomero, si sono aperti solo negozi per mangiare, patatine, panini. Niente, no, fra poco non ci vestiamo più, niente, non ci sono più negozi decenti, decenti proprio. Proprio i vecchi storici negozi al Vomero non esistono, né bar, né ristorante, niente, è solo roba proprio terra terra. Più cibo spazzatura che altro, quindi dove si mangia sano, pulito, non esiste più. Ma gli odori? Sono allucinanti. Dalla puzza di frittura a quello che si sente di più, se posso dirlo, è la cipolla soprattutto.